Amici sportivi, buonasera, bentrovati. Questa sera con noi Fabrizio Mercuri, avvocato. Con lui proviamo a fare un po' di chiarezza sul tema di cui tanto si dibatte in queste ultime settimane, che è quello delle plusvalenze nel mondo del calcio. E poi cercheremo un pochino di capire come funziona a grandi linee la giustizia sportiva. E poi daremo un'occhiatina, insomma, alla vicenda di strettissima attualità della squalifica inflitta alla Juventus e proveremo a capire con Fabrizio cosa potrà accadere. Quindi, ciao Fabrizio, benvenuto. Alessandro, buonasera, buonasera a tutti. Allora, Grazie per l'invito, ovviamente. no, grazie a te per questi chiarimenti che ci darai. Allora, direi di partire proprio dall'ABC, insomma, che cos'è una plusvalenza e perché sembra essere così importante per le società di calcio. Allora, Alessandro, cercherò di fare in maniera molto, molto semplice di spiegare un concetto particolarmente complicato, peraltro più da fiscalisti e economisti che non da professionisti del mio settore. Intanto partiamo da un presupposto. La plusvalenza è un'attività assolutamente lecita che tutte le società sportive, in questo caso parliamo prettamente di calcio, e tutte le società calcistiche utilizzano. Che cos'è? È uno strumento che serve a bilanciare, sistemare i conti nel bilancio. Assolutamente lecito perché è il ricavo che la società ottiene dalla cessione di un calciatore, parametrando questa cessione del calciatore rispetto al costo di acquisto di quel calciatore. Io, se sei d'accordo, ti faccio proprio un esempio numerico perché forse è quello che spiega un pochino meglio. La società Alfa acquista un calciatore per 10 milioni di euro. Sottoscrive con il calciatore un contratto di 5 anni. Ora, se fra 3 anni lo vende a 40 milioni, dobbiamo calcolare che tipo di plusvalenza viene iscritta a bilancio. La plusvalenza non è la sottrazione della cifra con il quale il calciatore viene venduto rispetto a quello con cui l'ho acquistato, perché a bilancio la somma di acquisto del cartellino ha il cosiddetto ammortamento. Come si calcola questo ammortamento? Anche qui in maniera molto, molto semplice. Se io acquisto per 10 milioni e faccio un quinquennale al calciatore, sul mio bilancio quel calciatore, l'acquisto di quel calciatore peserà 2 milioni all'anno. Quindi l'anno successivo, il 1° luglio dell'anno successivo all'acquisto, io avrò un residuo di valore a bilancio pari a 8 milioni, perché i 2 milioni li ho ammortizzati, diciamo così, nel corso della prima stagione calcistica che corrisponde alla prima stagione fiscale della società. Poniamo il caso che io, società che ho acquistato a 10 milioni e che ho fatto un quinquennale, vendo il mio calciatore dopo 3 anni. Il calcolo che dovrò fare per capire quale sarà la plusvalenza da iscrivere a bilancio sarà 40, a cui sottrarre i 6 milioni di ammortamento, e quindi ne rimangono 4, perché il mio calciatore rimane iscritto a bilancio per i 2 anni rimanenti a 4 milioni. La mia plusvalenza sarà di 40 milioni meno i 6 che ho già ammortizzato, avrò fatto una plusvalenza di 34 milioni. E quindi io in quell'anno sul mio bilancio avrò una plusvalenza finale del valore derivante da questo procedimento, che sembra molto, molto articolato, ma in realtà è abbastanza semplice. Si ha pertanto plusvalenza quando la società vende il calciatore ad un prezzo superiore rispetto a quello a cui lo ha acquistato, detratto l'ammortamento per gli anni di contratto del calciatore. Questo è il principio, che è un principio assolutamente legale, ordinario, che tutte le società fanno. Il problema si potrebbe creare laddove le plusvalenze siano fittizie, vale a E dire, allora qui entriamo e qui un po' andiamo un po' più sull'attuale. sull'attuale, perché il tema delle plusvalenze è emerso con forza già l'anno scorso, quando si sono aperti i primi procedimenti e ci sono state le prime, diciamo, sentenze sull'argomento. E queste sentenze, insomma, sembravano avere in qualche maniera dato delle indicazioni chiare sull'argomento. Ci puoi fare un breve, come dire, excursus storico su quella che è stata la questione plusvalenze? Allora, l'excursus storico è abbastanza, diciamo, lineare nella prima fase.
lo scorso anno la Procura Federale della Federcalcio, che è l'organo, diciamo così, inquirente, faccio un brevissimo cenno di principi generali di giustizia sportiva, la Procura Federale è esattamente l'omologo della Procura della Repubblica nel giudizio ordinario, è l'organo all'interno della federazione competente a valutare la sussistenza di illeciti disciplinari a carico di qualsiasi persona. Che cosa fa la Procura Federale? Fa una struttura, una indagine relativa a queste plusvalenze, ritenendo che queste plusvalenze, che abbiamo spiegato prima, sono lecite, la Procura Federale le riteneva, diciamo così, fittizie. Eleva una serie di capi di incolpazione, io ho avuto modo di vederli, sono tantissime operazioni di mercato fra varie società, perché sono indagate varie società, tantissimi dirigenti, e ritiene che vi sia stata una costruzione di operazioni di mercato con plusvalenze fittizie, vale a dire la plusvalenza è fittizia allorquando al cartellino del calciatore viene applicato un prezzo, una valutazione non reale rispetto all'effettivo valore del calciatore. Il problema che si è posto è capire quando è che la valutazione di un calciatore è reale o meno, cioè come facciamo a dire che il calciatore Tizio vale 4 milioni e invece io l'ho messo a bilancio con plusvalenza 30. Che cosa fa la Procura Federale? Fa una serie di valutazioni e di attività basandosi su dei criteri obiettivamente non oggettivi, lo dico da tecnico della materia, no? Perché che cosa ci dice? Ci dice che il riferimento di base su cui parametrare la valutazione del calciatore poteva essere ad esempio quello della valutazione di siti di riferimento in materia di calcio mercato. Parlano di Transfer Market, è un sito che appassionati di calcio come siamo conosciamo tutti. Autorevole. Assolutamente autorevole, il calciatore Cristiano Ronaldo vale secondo Transfer Market 50 milioni, sulla base di queste valutazioni la Procura Federale ritiene che vi siano state tutta una serie di operazioni e valutazioni di calciatori non reali rispetto al valore di mercato. Ora, su questo punto è intervenuto, quindi fatte queste valutazioni, la Procura Federale rinvia a giudizio, quindi deferisce innanzi agli organi di giustizia sportiva della FIGC, Tribunale Federale e Corte Federale d'Appello che giudica in secondo grado, tutti quanti gli incolpati, 6-7 società, tantissimi dirigenti di queste società, con una serie infinita di operazioni. Che cosa fanno il Tribunale Federale prima e la Corte Federale di Appello poi, a seguito di questa di questo procedimento sportivo? Proscioglie tutti sulla base di argomentazioni, direi, ripeto, a mio avviso, da tecnico del settore, anche abbastanza condivisibili. Perché che cosa ci dice? Ci dice la valutazione, pur prendendo atto dello sforzo ermeneutico che fa la Procura Federale nel compiere questo tipo di attività, è una valutazione fatta su criteri non oggettivi, perché il sito Transfer Market, pur essendo un sito autorevole, come detto da prima, è un sito che però è caricato, i cui valori sono caricati da utenti che sono dei meri aiutanti del provider e di chi si occupa di questa cosa, e quindi la valutazione è una valutazione che non trova un riscontro nella normativa federale, cioè non c'è una normativa che impone la valutazione di un calciatore in base a un criterio oggettivo. E si spinge ancora di più la Corte Federale di Appello, né in un passo della sentenza invita addirittura il Consiglio Federale a provvedere con urgenza a chiarire questo aspetto, cioè in pratica normativizza questa situazione. Cioè c'è un vuoto normativo, vallo a chiudere. Di coprirlo stabilendo dei criteri oggettivi. Laddove ci fosse stato un criterio oggettivo, probabilmente l'esito di quel procedimento sportivo sarebbe stato probabilmente diverso. Ma non essendoci norme a livello federale, non hanno potuto far nulla se non prosciogliere tutti quanti gli incolpati, anche nell'ipotesi di plusvalenze diciamo reciproche. La società Y e la società X si mettono d'accordo a supervalutare, diciamo così, un calciatore, così ottenendo a bilancio
oggi ovviamente, perché se io oggi valuto un calciatore e me lo metto a bilancio per 30 milioni, io avrò un guadagno oggi dal bilancio della stagione in corso. Chiaramente avrà un costo di ammortamento superiore per le stagioni successive, ma Certo. evidentemente era una questione chiaramente insita alla società, e la Corte federale dice la FIGC non ha mai normativizzato questa cosa, io non ti posso condannare, non ti posso assolutamente applicare alcuna sanzione. Senti Fabrizio, ti interrompo un attimo. Sì. A tuo giudizio, la federazione non ha normato questa questione della identificazione di criteri per definire il valore di un giocatore perché non è possibile farlo? Allora, credo sia abbastanza complicato farlo, perché nel calciomercato, negli scambi di calciatori, ci sono tanti parametri, possono esserci, che so, e lo scrive anche la Corte federale, io società che acquisto possa avere assolutamente necessità di prendere un calciatore in un determinato ruolo, e quindi la valutazione del giocatore che ti vado a chiedere, tu società che me lo devi vendere, la puoi aumentare, può essere giovane, cioè diventa obiettivamente complicato. Difficile. Probabilmente lo potrebbero fare, che so, parametrando l'età anagrafica del calciatore, le presenze in campionati Ecco, giovanili, quello ti se ne ha stavo allenati di più. chiedendo. Quello è una valutazione che il Consiglio federale potrebbe fare. Poi, perché non l'abbiano mai fatto, ce lo Per teniamo per noi, nel esempio, senso ecco, esatto, le che presenze in Serie ci può, A, le presenze in nazionale, assolutamente, cose di questo tipo, quelli di potrebbero essere criteri dei criteri. vagamente oggettivi, diciamo. Fermo restando che poi Potrebbero nella libertà negoziale delle società ognuno può dare al proprio giocatore un valore che reputa idoneo e l'altra se... assolutamente condivisibile questa cosa. Diventa complicato stabilire dei criteri, perché poi potresti essere costretto a dare una valutazione a un mio calciatore che magari ha soltanto due presenze in nazionale Under 21, ma sul quale per me è molto, perché per me società di cui ho il cartellino è molto importante, e lo voglio vendere a 50 milioni di euro, pur avendo due presenze in Under 21 e quattro in prima squadra, ho il diritto di farlo. Quindi diventa chiaramente un gioco un po' complicato. La Corte federale d'appello scrive questo alla FIGC. La FIGC al momento non sappiamo di nessun tipo di provvedimento in tal senso, quindi Quindi a oggi la situazione è questa. al momento non ci sono criteri di nessun tipo No, per no, definire il valore di un calciatore. Va bene. esattamente, E allora esattamente. a questo punto andiamo alla strettissima attualità, perché il caso Juventus è di questi giorni e pur non avendo ancora noi a disposizione, noi come tutti gli altri, a disposizione le motivazioni, quindi possiamo provare solamente a fare qualche ipotesi su quale poi io ti strappo già l'impegno per un secondo incontro, non appena Sì, ci saranno le motivazioni, magari lì ci saprai fare volentieri, luce ancora sennò è più meglio, facile chiaramente. probabilmente discuterne. Adesso giochiamo a fare gli indovini. Proviamo un pochino anzi, prova tu ovviamente, a farci capire, insomma, non essendoci un criterio oggettivo di misurazione del valore di un calciatore. Secondo te, è chiaro che ti sto chiedendo una sorta di previsione, no? Sulla base di che cosa è stato possibile, è stato possibile condannare la Juventus, applicare la sanzione di 15 punti di penalità e via discorrendo? Allora, hai detto bene te, intanto, non avere la motivazione ci lascia un po' nel campo dell'ipotetico. Possiamo fare delle deduzioni, poi ognuno può ragionare e pensare in modo autonomo. Quello che sicuramente sappiamo è le modalità procedurali e tecniche con le quali si è proceduto a riaprire questo nuovo processo, perché c'è una norma del Codice di Giustizia Sportiva, che è l'articolo 63, che disciplina il cosiddetto istituto della revocazione, che è un istituto presente anche nell'ordinamento giudiziario civile ordinario, ed è un istituto che consente, in presenza, parliamo chiaramente in questo caso di codice di giustizia sportiva, in presenza di nuovi elementi di prova che non erano stati conosciuti al momento del primo procedimento, la cui sentenza è passata in giudicato, E che nuovi aveva elementi di determinato l'assoluzione di tutti. scioglimento di tutti. Ma laddove vengano a conoscenza, vengano fuori, emergano elementi nuovi
di cui durante il primo procedimento non si poteva essere a conoscenza, il codice, come rimedio straordinario, consente di riaprire, diciamo così, il giudizio, non andando così a violare il generale principio che noi chiamiamo del ne bis in idem, cioè che è quel principio per cui io non posso essere condannato due volte per lo stesso fatto. Salvo che, ci dice il codice di giustizia sportiva, vi sia stato siano emersi degli elementi nuovi. In questo caso è consentito per legge di riaprire il procedimento, così facendo cadere di fatto la sentenza che era chiaramente definitiva, passata in giudicato. Quindi evidentemente la Procura federale ha potuto fare istanza di revocazione innanzi alla Corte federale d'appello sulla base, immaginiamo, ma lo abbiamo letto dagli organi di stampa, quindi immaginiamo che possa essere una notizia concreta, sulla base degli atti relativi all'indagine del procedimento Prisma, che è il procedimento della Procura della Repubblica di Torino, con il quale, mi pare a fine marzo adesso o a fine febbraio forse, i dirigenti della società Juventus dovranno rispondere davanti al giudice dell'udienza preliminare di fattispecie di reato, falsi in bilancio, false comunicazioni sociali, ma quello è il procedimento penale. Che rimanendo sì. Fabrizio al processo sportivo, no? Sì. Al di là del fatto che essendo emersi nuovi elementi si potesse riaprire tutto il filone, la domanda che ti faccio io è, ovviamente chiedendoti anche in questo caso uno sforzo di previsione, però torniamo sempre al punto di partenza. Se manca questo benedetto criterio di valutazione del calciatore, su quali binari si potrà essere? Allora, intanto la Corte federale ha dovuto fare un primo vaglio preliminare, cioè verificare se i nuovi elementi portati alla sua attenzione dalla Procura federale rispettassero i criteri di quella norma, della norma della revocazione. Evidentemente questa cosa è stata fatta. Evidentemente il materiale probatorio era un materiale probatorio importante, non ne sto dando io una valutazione perché non le conosciamo chiaramente quali potevano, quali potevano essere, ma questi atti hanno evidentemente fatto sì che la Corte federale d'appello decidesse di superare questo vaglio di ammissibilità dell'istanza di revocazione e quindi pronunciarsi in quell'altro modo. Ora, la tua domanda è giusta, corretta, la mia risposta invece è una risposta che potrà essere meramente ipotetica, perché è vero che il criterio non c'è e siamo in attesa delle motivazioni. Ritengo che la sentenza di condanna non possa essere parametrata sul valore della plusvalenza. Evidentemente quel materiale probatorio nuovo, intercettazioni telefoniche ed ambientali, sequestri di materiale, hanno, presuppongo io, fatto sì che la Corte federale, sposando il teorema della Procura federale, abbia dimostrato di fatto il dolo e la violazione non della norma sulle plusvalenze, che non esiste, ma del più generale principio di lealtà e di probità al quale devono rispondere tutti quanti i tesserati della Federazione Italiana Gioco Calcio. Immagino che possa essere questa la spiegazione. Le intercettazioni evidentemente riguardavano esclusivamente dirigenti della società Juventus, e sto andando anche qui sempre per ipotesi, da qui la condanna della Juventus e nella non condanna degli altri soggetti, diciamo che potrebbero aver evidenziato una sorta di, tra virgolette, sistema, che è un termine che a me proprio non piace, ma di volontà di porre e supervalutare e fare quel tipo di operazione, ipervalutare quel calciatore, perché evidentemente quel calciatore, quella valutazione di un qualsiasi calciatore serviva per pareggiare, diciamo così, il bilancio, per mettere a posto il bilancio. Questa ritengo che possa essere un percorso motivazionale logico che la Corte potrebbe aver seguito. E possiamo anche immaginare che magari in queste chiacchierate così allegramente disinvolte se lo siano pure detto. Possiamo immaginarlo, e da qui potrebbe nascere la responsabilità, perché nel momento in cui io so che per mettere a posto un pochino il mio bilancio ho bisogno di fare 50, e si dice poi sempre degli articoli di stampa c'è X, quindi diciamo io devo prendere un qualsiasi giocatore e provare ad arrivare
a quella... Sì, qualcosa è emerso, qualcosa è trapelato, si è letto. È obiettivamente complicato immaginarla. Ora, ripeto, le motivazioni saranno fondamentali sotto questo profilo per capire come ha ragionato la Corte e perché ha ritenuto di dare quella sanzione solo a quella società e non anche certo. alle altre. Io immagino che possa essere questo, magari non è così, però insomma mi verrebbe da pensare che l'argomentazione possa essere senti, questo profilo. Sì. Fabrizio, allora ti faccio un'ultima domanda e poi ci salutiamo dandoci appuntamento al dopo pubblicazione delle motivazioni. Che succede adesso? Arriveranno le motivazioni? Arriveranno le motivazioni entro 10 giorni dalla pronuncia, quindi c'è stata la settimana scorsa, scadranno questi 10 giorni, verranno comunicate le motivazioni alle parti, la Juventus, i dirigenti, perché poi sono stati condannati anche alle inibizioni, i dirigenti avranno 30 giorni di tempo per presentare ricorso al collegio di garanzia del CONI, il quale ha ulteriori 30 giorni per fissare l'udienza davanti a sé. Preciso che il collegio di garanzia del CONI è un organo di legittimità, è come se fosse la Cassazione, quindi può giudicare per i non addetti proviamo a farla facile per i non addetti ai lavori. Allora, la Cassazione, così come il collegio di garanzia del CONI, non può stabilire e non può decidere il fatto, che cosa è successo nella pratica. Non ti può dire, guarda, anziché 15 punti ne devi dare 7. Non ti può dire che quell'intercettazione secondo lui è interpretata male, è scritta male o non ha valore, ma ti può dire perché nel corpo della motivazione della Corte Federale d'Appello possano entrare, diciamo così, delle motivazioni non coerenti con tutto il quadro probatorio. È un po' difficile, me ne rendo conto. Però diciamo che davanti all'organo di garanzia si parla di procedura e non del merito, diciamo, della vicenda. Si parla prima di tutto di procedura, assolutamente non si parla del merito, sicuramente si parla di procedura, di vizi di legittimità, cioè ti faccio un esempio, per la revocazione è necessario che passino 30 giorni tra la ricezione degli atti da parte della Procura Federale, dei nuovi atti, e la richiesta di azione. Se questi 30 giorni sono stati superati, per una qualsiasi ragione, il collegio di garanzia del CONI può dire: attenzione, si è superato un termine, è una norma di legge, è stata violata la legge e quindi io ti annullo la sentenza perché è stata violata una legge. Non però stabilire nulla, decidere nulla relativamente al fatto. Ha un vaglio esclusivamente di legittimità, poi ha il vaglio anche di capire se la motivazione impugnata è omessa, insufficiente o contraddittoria. Però magari, se ci siamo dati appuntamento alla prossima volta, ne parliamo un pochino meglio la prossima volta, perché così aspettiamo anche le azioni, ovviamente, per capire quale può essere in linea generale la strategia tecnica difensiva da parte degli incolpati. Va bene, allora Fabrizio, grazie, è stata una chiacchierata molto interessante, ovviamente. Ti strappo l'impegno per tornare a stare un po' con noi per analizzare quando ci saranno le motivazioni e provare più o meno ad intuire cosa potrà fare la società condannata e quali potranno essere gli sviluppi anche in futuro, perché magari si è creata una forma di giurisprudenza nel campo non solo delle plusvalenze ma anche in generale. Si è creata una forma di giurisprudenza, su questo proprio non c'è alcun dubbio, perché è una sentenza, diciamo tra virgolette, storica. Adesso vediamo come le motivazioni, vediamo il collegio di garanzia che ha 3 poteri, cioè annullare la sentenza e quindi far cadere la penalizzazione, o annullare la sentenza e far cadere le penalizzazioni, oppure confermare, oppure annullare l'invio alla Corte Federale d'Appello. Ma questo, ripeto, bisognerà vedere che cosa motivano e come poi impugnano gli incolpati. Perfetto, va bene. Grazie Fabrizio, grazie a chi ci ha seguito. Alla prossima. Buonasera a tutti. Grazie. Buona serata.